Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi episodio numero 51 della serie, signori, ripartiamo. Allora, prima di partire col video vi faccio salutare dal golem che è spawnato fuori e dovremo ammazzarlo perché sennò poi altri non ne spawnano. Vi ricordo di iscrivervi al canale perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro l'anno, abbiamo costruito anche la nostra scala degli obiettivi nello scorso episodio, quindi cerchiamo di salire sempre di più comunque ho modificato perché ieri avevo scritto 1550 e invece sono 1750 gli iscritti al canale, quindi signori mancano solamente 300 iscritti, meno di 300 iscritti a 2000 dobbiamo arrivarci. Comunque vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che lasciate alla serie e niente signori, detto questo iniziamo il video di oggi in cui abbiamo l'obiettivo di andare a trovare la fortezza del Nether. Per forza, signori, dobbiamo. Siamo ben coperti. Intanto, mentre ero a giro, ho recuperato il rame che decisamente sì, col piccone fortuna è tutta un'altra cosa. Decisamente sì. Quindi, però, lo mettiamo qua da parte questo rame, poi lo andremo a cuocere tutto per creare giusto il monumento, la nostra scala degli obiettivi. E per prima cosa. Dicevo che siamo comunque coperti, diciamo che abbiamo un po' più di protezione dell'armatura, certo se cadiamo nella lava siamo degli stupidi, abbiamo delle armi importanti, abbiamo 64 frecce e dovrebbero bastarci, penso, e quindi signori, prima di tutto dobbiamo andare a recuperare dell'ossidiana, ebbene sì, dobbiamo andare a recuperare dell'ossidiana, quindi se non ricordo male nella nostra miniera avevamo una zona in cui c'era della lava, ora se non ricordo male dovrebbe esserci, quindi recuperiamo un po' di ossidiana in modo tale che se dovessimo riuscire a trovare la fortezza in questo video, e dobbiamo riuscirci signor perché dobbiamo riuscire a trovare la fortezza, è un grande upgrade, non è detto che andremo subito a tutti gli episodi velocemente, ma piano piano poi così ci avvicineremo sempre di più a altri obiettivi, ovvero il drago, prima la fortezza del land, poi cazzo lo sto dicendo, vabbè la fortezza, il drago e poi tutto a susseguirsi signori, andremo avanti sempre di più e quindi signori facciamo così, recupero almeno 10 blocchetti di lava, così se riusciamo a trovare la fortezza piazziamo un portale del Nether nella fortezza e facciamo un collegamento da casa nostra al portale, così dovremmo riuscire a arrivare velocemente e non dover fare chilometri e chilometri nel Nether, che non è bellissimo. Dove lo faremo da dove partiremo, se non ricordo male di qua doveva esserci la lava, se non ricordo, se riesco a salire da dove partiremo dal portale di casa nostra, signori. Non andremo dal villaggio dall'altro lato dove c'è vicino il bastione nel quale siamo morti due volte, abbiamo perso un sacco di cose, ma ci andremo diciamo dal portale di casa nostra, così dovremmo essere un pochino più vicini forse, non lo so. Comunque detto questo, recupero la lava, sempre che alla fine di questo tunnel ci sia la lava, non lo so, forse sì, forse no. E se no sto facendo chilometri a madula, come si dice in siciliano, a madula, significa inutilmente, chilometri inutilmente, lezione italiano, siciliano, siciliano, italiano, a madula, avete scoperto un nuovo termine. C'è la lava qui, ti prego, dimmi che... Sì, c'è la lava, oh, voglio quanta lava c'è sta, signori, perfetto, possiamo far così... E recuperiamo tranquillamente i nostri 10 blocchetti come se non ci fosse un domani. Va bene signori, mi metto a lavorare un attimino e ci vediamo appena ritorniamo in superficie. Signori, un giorno dobbiamo anche sistemare tutta questa miniera, perché sinceramente salire con i gradoni e sbattendo la testa a un gradino non è la cosa più bella di questo mondo. Quindi un giorno di questo dobbiamo anche sistemare tutta questa discesa e anche l'entrata della miniera, che è veramente brutta signori, è veramente brutta. È ferma così da quando abbiamo scavato la prima volta, abbiamo iniziato a fare video, quindi no, un episodio dovremmo dedicarlo alla sistemazione della miniera, per farla un pochino più carina, con qualche bel pezzo di legno, i gradini magari proprio di legno, così proprio rende l'idea di una miniera e non questa baggianata che abbiamo però nel nostro mondo. Allora, ho recuperato 16 blocchi di ossidiana, devo andare un attimino velocemente alla farm di scheletri perché ci serve un pezzo di armatura d'oro, signori. Se no, appena arriviamo lì, moriamo subito da parte dei piglin di merda o come cavolo si chiamano. Quindi andiamo velocemente alla farm, è questa quello che ci porta alla farm? Sì, dai, è così. Andiamo velocemente alla farm di scheletri, recuperiamo un pezzo di oro, recuperiamo un altro stacco di frecce, che non si può mai sapere, e partiamo, signori, e stiamo pronti. Quindi altro rapido taglio e ci vediamo quando siamo nel Nether.
pronti per partire. Ok, signori, siamo pronti a partire. Mi sono messo nel melto d'oro e quello nostro con respirazione l'abbiamo lasciato a casa per sicurezza. Nell'inventario mi sto portando l'ossidiana, la sto portando tutta, forse sto sbagliando, va bene, ma oramai va bene così. L'accendino dell'altro oro, che non si può mai sapere, della carne, perché effettivamente la carne è meglio delle carote e quindi ci dà più energia. E niente, signori, siamo pronti. Siamo pronti? Siamo pronti a partire. Decisi, rapidi e indolore, attraversiamo il portale e andiamo alla ricerca della fortezza, signori. Ok, signori, siamo passati all'altro mondo. Allora, iniziamo a piazzare torce come se non ci fosse un domani e iniziamo la ricerca. Da che parte andiamo? Allora, secondo me di qua abbiamo già visitato un poco. Andiamo di qua, signori. Qua vedo che si può camminare. Andiamo di qua e andiamo da questa parte. Mettiamo sempre le torce, signori, che dobbiamo stare attenti a dove cazzarola andiamo. Spegniamo tutto il fuoco, mettiamo le nostre torce. Ok, purtroppo con i chunk così bassi, signori, io non riesco a vedere cosa ci sarà qua sotto di noi e chi lo sa. Se proviamo andare di là, c'è una strada? C'è una strada del dirupo e c'è anche la lava, ok. Stiamo attenti a non toccare oro. Ecco, questo già è una cosa che non doveva succedere. Questa già è una cosa che non doveva succedere. Va bene che abbiamo l'arco che ci può difendere, ma questa cosa non doveva succedere. Allora, stiamo calmi. Io posso scendere di qua? O cado palesemente e muoio. Iniziamo a scendere, signori. Se riesci a scendere senza far danni. Sì, spara, spara, zio. Ok, di qua posso continuare a scendere? Sì, posso continuare a scendere? Sì, posso continuare a scendere? Sì, però che cazzo? Scendiamo in maniera graduale, porca miseria. Dai così, scendiamo, 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 scendiamo. Adesso, ok, adesso non possiamo scendere più. Abbiamo capito che adesso non possiamo scendere più. Ok. Io sento quel gas e ho paura. Sento quel gas e ho paura. Perché sotto di noi ci sta la lava, signori. Sotto di noi ci sta la lava. Questa cosa non va per niente bene. Per fare un ponte. Dobbiamo essere velocissimi, 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 velocissimi. Ok. Ok, siamo arrivati e questo già è un buon segnale, è un buon qualcosa. Andiamo avanti, signori. Andiamo avanti. Troveremo sto gas che rompe le scatole, lo troveremo. Lo troveremo e l'ammazzeremo male. Questi sono blocchi che ho messo io sicuramente, quindi continuiamo l'esplorazione da questa parte. Saliamo? Certo che saliamo. Dobbiamo andare, signori, dobbiamo andare come se non ci fosse un domani. Andiamo, andiamo. Andiamo e dove cazzo lo andiamo? Di qua. Andiamo di qua, andiamo di qua. Ma no, dovevi piazzare una torcia qua, scemo. Non dovevi mettere sto blocco. Piazza la torcia. Ok. Sì, questi sono blocchi che ho messo io, signori. Che mi ricordo disperatamente ricercavo la fortezza per il portale di casa nostra. Riesci a farmi una scaletta invece di distruggere tutto? Mamma mia, che piccone esagerato. Allora, lì c'è fuoco, ok, a noi non interessa. Fuoco. Ecco, questo ci dà già più fastidio. Mannaggia a te, a chi non te lo dice pure. Il problema è che non lo vedo. Non posso sparare. Mannaggia a lui. Perché lui riesce a vedermi e non riesco a vederlo? Questo non capisco. Aia! Paletta ambriaca, gaste del cavolo. Ecco, a posto, guarda come ci moriamo. Riesce a entrare in una zona senza dover per forza morire male? Ok. Mamma mia. Oh, porca miseria. Che cavolo, veramente. Allora,
Che gas rompiscatole? Ma perché non si fa il riflesso e si va a fare un giro più da un'altra parte? No, in tutto questo io non so più dove sto andando. Beh, dov'è il portale di casa nostra? Boh, e chi lo sa? Meno male che abbiamo le coordinate, signori, per riunirci in qualche maniera. Siamo saliti di qua? Forse sì. Ma chi si ricorda? Sì, siamo saliti di qua perché c'era il laghetto di lava qua vicino. Laghetto di lava, vabbè, quel pozzo di lava là. Solo che non rivedo la scaletta che avevamo fatto noi. Forse era questa? Boh, non lo so. Tu metti una torcia qua nel dubbio e proseguiamo, signori. Proseguiamo. Proseguiamo, signori. Di qua si sale e noi saliamo. Seguiamo la morfologia dell'ambiente. Saliamo, saliamo, saliamo. Ok, di là si sale. Mi raccomando, sempre in sicurezza. Sempre in sicurezza. Il nostro obiettivo è trovare la fortezza e la dobbiamo trovare. Sarà una passeggiata? Non penso proprio. Io non sopporto niente. Le ultime volte che siamo. Non ci posso credere. No, uno scheletro, bastardo. Ti ho visto. E sarai la mia cavia per provare. Aia! No, ho fatto una cretinata assurda, signori. Ho fatto una cretinata assurda. Ho fatto una cretinata assurda. Ho fatto una cretinata assurda, signori. Ho fatto una cretinata assurda. Ho fatto una cretinata assurda, signori. Abbiamo colpito un piglin. Porca miseria, scheletro del cavolo. Quello scheletro del cavolo ci stava. Mannaggia, mannaggia. Mannaggia a lui e a chi non glielo dice pure. Ai ai. Proviamo a uscire e rientrare, signori. Facciamo lo step dell'uscire e del rientrare. No, non penso sia la soluzione migliore. Mi sa che qua ce n'è un bel po'. Mi fai vedere un attimo? Quanti ce n'è? Ci sei solo tu? Zia, a te ti ammazzo male, scusami. Se sei solo tu che rompi le scatole, ti ammazzo male. Ok. Abbiamo fatto una farm di piglin senza saperlo. Abbiamo fatto una farm di piglin senza saperlo. Allora, questi dobbiamo ammazzarli tutti, signori. Purtroppo sì. Purtroppo sì, questi dobbiamo ammazzarli tutti. Venghino, signori, venghino. Venghino, imprevisti della giornata. Mannaggia a me che sono andato con l'arco contro lo scheletro. Il piglin si è messo in mezzo e ci ha eliminati male. Ci ha eliminati male. Secondo voi la situazione si è calmata? Non lo so, non lo so. Io ho paura, sinceramente. Mamma mia, stavo cascando male. Intanto abbiamo trovato la Soul Sand. Non vorrei dirlo, ma abbiamo trovato la Soul Sand senza saperlo. Salve, salve, maledetto scheletro. Per ora siamo in sicurezza, forse, però allontaniamoci un attimo da qua dal bordo, perché se ne spunta uno da qua sopra. Io sento ancora rumori strani, ma non capisco. Quello per esempio è arrabbiato con noi, penso di sì. Penso di sì. Non interessa andare di là, signori. Proviamo a risalire e vediamo qual è la situazione. Maledetto scheletro di sta cippa. Ai! Guarda che bastardo! Ma vuoi morire? E dai! E porca miseria, con un arco potenza 4 rifacciamo tutta sta fatica a ammazzare uno scheletro. Siamo messi veramente male. Ok, calma. Intanto abbiamo trovato la sabbia delle anime, signori. Questa è tanta roba. Questa l'abbiamo cercata per anni e anni. Non l'abbiamo trovato mai, non l'abbiamo mai trovata. E ora l'abbiamo trovata. Cioè, non ci voglio credere, signori. Non ci voglio credere. Abbiamo trovato la Soul Sand. Me la posso portare a casa, la Soul Sand. Allora, finalmente. Ok, calma. Di là la strada continua, quindi forse conviene andare da quel lato. Riuscissimo a trovare anche una zona in cui ci sono i nostri cari amici Enderman, non sarebbe brutta come cosa. Ora sto usando il piccone per fare questa cosa. Sì, ma dobbiamo capire se di là c'è un collegamento che posso sfruttare senza dover mettere blocchi e rischiare la morte. Quindi andiamo piano piano in quella direzione. No.
Non c'è un collegamento, quindi dobbiamo andare a fare un collegamento. Quindi prima cosa è mettere una bellissima torcia. Dopodiché, aspettate, mettiamo questa. Così pure se dovessero sparare. Se ci sparano moriamo subito malissimo, signori. Me la piazzi? No, non me la piazzi. Me la piazzi? Perché non mi piazza il blocco? Porca miseria. Cioè, qua me lo piazzi e quello non me lo piazzavi. Perché? Mannaggia a te, perché ci ho messo la torcia. Eccolo! Ma porca. Da dove sta sparando? Aia! Questa situazione mi sta letteralmente stressando. Mi sta decisamente stressando, signori. Dov'è il maledetto? Maledetto che non sei altro. Dobbiamo mangiare, dobbiamo stare attenti. Quelli ce l'hanno ancora con me? No, okay. Non dovrebbero averceli con me. Si è avvicinato tantissimo. Dai che lo ammazziamo. Oh, finalmente. E lui ce lo siamo levati alle scatole. Loro ce l'hanno con me? No, perfetto. Si sono dimenticati di me, questa è una cosa ottima. E perfetto, allora ritorniamo qui dove eravamo prima. Che stiamo facendo il nostro bellissimo ponticello, mannaggia al gas. Ok, piazziamo una torcina qui, così più o meno abbiamo un riferimento. E in maniera del tutto veloce, come se non ci fosse un domani, facciamo il nostro ponte. Non capisco perché non mi deve piazzare sti cavoli di blocchi, signori. Non lo capisco, non lo capisco. Mi sto innervosendo. Oh, ci siamo riusciti. Ok, siamo dall'altro lato. Questa già è tanta roba. Siamo dall'altro lato. Signori, io però per questo video mi fermerei qui. Decisamente sì. L'esplorazione continuerà domani alla ricerca della fortezza. Troppe impreviste e troppe emozioni, signori. Troppe impreviste e troppe emozioni. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo episodio. Bella raga. Ciao!